Per prima cosa metti a cuocere il sugo di pomodoro. Metti in un pentolino poco olio, aggiungo il trito di cipolla, lascio stufare, poi aggiungo la passata di pomodoro e un pochino di acqua, quella che serve per sciacquare la bottiglia. Insaporisco con una presa di sale, mescolo e poi aggiungo le foglie di basilico fresco. Chiudo con il coperchio e lascio cuocere per almeno 30 minuti a fiamma medio-bassa. Nel frattempo metto a cuocere per circa 20 minuti anche gli spinaci con un filo di olio e un pizzico di sale. Una volta pronti lascio intiepidire. Per questa ricetta oggi utilizzerò i conchiglioni. Lascio cuocere in acqua bollente e salata per il tempo indicato sulla confezione. Una volta cotti, scolo bene, metto in una ciotola e irroro con un filino di olio per non farli attaccare tra di loro. Ora che il sugo di pomodoro è pronto e abbastanza corposo, lascio intiepidire. È arrivato il momento di preparare il ripieno per i conchiglioni. In una ciotola bella capiente metto la ricotta ben sgocciolata, il formaggio grattugiato, una presa di sale e noce moscata a sentimento, sempre se piace. Infine unisco gli spinaci intiepiditi. Mescolo bene. Trasferisco il ripieno appena preparato nella sac à poche, va benissimo anche un sacchetto da congelo. Riempio con questo preparato i conchiglioni. Man mano sistemo nella pirofila da forno, copro la base con il giusto sugo. Una volta riempita tutta la pirofila, cospargo con il formaggio grattugiato. In forno per 25 minuti a 200 gradi, in forno preriscaldato e statico. Una volta cotti, lascio riposare i conchiglioni ripieni per qualche minuto prima di servirli. I conchiglioni ricotti e spinaci, un primo piatto di pasta al forno facile e gustoso, si prepara in poco tempo e fa felici proprio tutti, grandi e bambini. Esistono diverse varianti per chi non va matto per il sugo di pomodoro. Provate i conchiglioni ripieni in bianco con la besciamella. Cosa aspettate, miei carissimi amici? Sbizzarritevi!